Eccoci qui, cari concittadini e videospettatori, in un altro appuntamento con Punti a Capo. Oggi abbiamo una puntata speciale in quanto insieme a me, ho il piacere di avere e di intervistare, i due candidati sindaco per il comune di Cupra Marittima per le, amministrative che si svolgeranno l'8 e il 9 di giugno e ho qui con me appunto Alessio Persimoni alla mia Buongiorno. destra, buongiorno, e Mario Pulcini alla mia sinistra, Buongiorno. buongiorno. Grazie insomma di essere qui con noi e di aver accettato il mio invito, il nostro invito della redazione qui di Rivera Oggi per andare a parlare un po' e spiegare ai concittadini quello che è il programma che entrambi avete sviluppato insieme alle vostre liste di riferimento in maniera tale da poter dare una panoramica più approfondita ai concittadini che ci ascoltano. E dunque, io partirei subito con una breve presentazione, quindi ci si presenta e spiegate anche la lista ovviamente che vi sostiene e che rappresentate. Partiamo con, in questo primo caso, con Alessio e mano a mano ci veniamo a interfacciare. Grazie Alice, buongiorno a tutti, saluto i videospettatori, sono Alessio Persimoni, sindaco uscente e candidato sindaco alle prossime amministrative che riguardano il nostro comune. Ho 43 anni, sono sposato, ho due bambini e ho l'onore di stare nel Consiglio Comunale dal 2009, dopo due mandati passati all'opposizione, cercando di dare il mio contributo per il nostro paese, contributo di idee, contributo fattivo. 5 anni fa, con un gruppo di amici e sostenitori, ho deciso di valorizzare questa esperienza fatta e di ripropormi come candidato sindaco. La squadra, come ora si chiama, Siamo Cupra, e ottenne 5 anni fa una fiducia importante da parte dei cittadini che ci ha dato tanto forza e coraggio per affrontare le tante sfide, in primis quella del Covid, e che ci ha dato sempre lo sprone a cercare di affrontare tutte le problematiche e di ascoltare tutti i cittadini. Anche quest'anno, nel formare la compagine, abbiamo voluto puntare sulle persone, non inseguire logiche partitiche, strategie politiche, ma abbiamo voluto puntare sulle qualità umane e professionali delle persone. Perché? Perché è importante il concetto di squadra. Da soli non si fa niente, quel proverbio mi sembra dica, da soli si va più veloce, ma insieme si arriva più lontano. E allora noi vogliamo riproporre questo ai nostri concittadini, un'azione di squadra, dove ognuno può dare il proprio contributo, tutte le questioni vengono analizzate, sviscerate, senza preconcetti, in maniera approfondita, per arrivare poi alla fine a prendere una decisione che sia il più possibile, che rispetti il più possibile il bene comune. Quindi questo è il nostro approccio e sono orgoglioso di presentare e di essere appoggiato da una squadra fatta di persone che con umiltà, buonsenso, spirito di collaborazione si mettono in gioco per cercare di dare un contributo al nostro bellissimo paese. Quindi, ripeto, siamo la lista numero uno, quella che troverete prima nella scheda elettorale. È importante, si possono esprimere anche due preferenze, quindi insomma, seppur di sesso opposto, e quindi ecco, vi invito, oltre a barrare il simbolo, anche ad esprimere le preferenze. E in questi mesi abbiamo lavorato prima nel raccogliere le idee da scrivere nel programma, quindi presentiamo un programma condiviso sulla base del quale appunto chiediamo la fiducia ai cittadini, e poi questo programma condiviso con più persone sarà ed è stato rappresentato da appunto la lista di candidati consiglieri. Abbiamo consiglieri e assessori uscenti, 7 consiglieri su 8 si ripresentano, in più abbiamo nuove leve con nuove energie, con nuove idee, pronti a mettersi insieme a collaborare e a dare il proprio contributo per il nostro bellissimo paese. Bene, Alessio ti ringrazio e ora passo la parola a Mario. Prego.
Innanzitutto un ringraziamento arriverà oggi e un saluto ai cittadini che ci stanno guardando. Sono Mario Pulcini, 38 anni, candidato per la lista Cupra per tutti e nella vita sono un impiegato nel settore bancario e quindi quotidianamente mi relaziono con le esigenze dei cittadini e delle imprese e questo mio approccio è quello che poi intenderò dare durante anche il mio mandato, quindi quello di un confronto continuo con i cittadini per meglio rappresentare le loro istanze, le loro richieste anche all'interno della nostra amministrazione. E, come dicevo, la lista che rappresento è la vera novità di questa campagna elettorale, la lista Cupra per tutti, formata anche la nostra da 12 candidati che sono scaturiti da un progetto più ampio, quello della creazione di un comitato che poi sarà aperto anche agli altri cittadini che vorranno entrarne a far parte, dove abbiamo in questi mesi sviluppato un programma di mandato che è fatto soprattutto di cose concrete e facilmente realizzabili. In questi 5 anni abbiamo analizzato un po' l'azione amministrativa che è stata portata avanti dalla Giunta Pier Simoni e purtroppo abbiamo riscontrato molte criticità a partire soprattutto su quella del tema fondamentale della scuola. Ci saremmo aspettati dopo 5 anni un progetto esecutivo già pronto a partire e soprattutto l'inizio dei lavori, invece sappiamo che su questo tema ci sono grandi incertezze che stiamo poi riscontrando anche negli incontri che stiamo facendo in queste settimane con i cittadini. Quindi vogliamo soprattutto delle risposte chiare che mettono in sicurezza i cittadini e quindi non li facciano fuggire da Cupra, perché quando poi c'è un'incertezza sappiamo che le persone si rivolgono ad altri comuni. Noi vogliamo mettere insieme, come dicevo, un programma che sia fortemente incentrato sul tema del sociale, aumentando i servizi al cittadino in un momento in cui ci sono delle riforme sanitarie che, come sappiamo, vanno ad indebolire questo tipo di servizio. Lo vorremmo fare andando a realizzare nei primi 6 mesi di mandato un ambulatorio infermieristico comunale e lo faremo con le professionalità che abbiamo all'interno della nostra lista. Come potete vedere, abbiamo candidati che vengono da questo settore, medici, persone, coordinatori infermieristici che conoscono bene le problematiche del sociale e soprattutto quelle sanitarie. E questo tema è vero che è un tema magari di competenza della regione, ma dove la regione latita e soprattutto non dà servizi al cittadino è importante che un comune faccia sentire la propria vicinanza. Quindi il tema, come dire, fondamentale del nostro mandato sarà quello, aumentare i servizi al cittadino e renderli quindi alla portata di tutti. Stiamo anche sviluppando dei progetti relativi alla telemedicina che avvicineranno sempre di più la sanità pubblica al cittadino, quindi un programma fortemente innovativo. Ecco, grazie. Io a tal proposito mi aggancerei appunto al programma perché sì, si stanno facendo tanti incontri sul territorio da ambedue le liste, ma vorrei insieme a voi dare una panoramica un po' più approfondita anche a coloro che magari non hanno la possibilità di seguire in presenza i vostri incontri e quindi fare insieme a voi un check del vostro programma. Ok, partirei quindi da Mario e a te la parola, grazie. Sì, appunto, come dicevo, il nostro sarà un metodo completamente diverso di amministrare. La partecipazione dovrà essere, come dire, non solo un orpello detto in campagna elettorale, ma vogliamo rendere partecipi anche i cittadini sia all'interno del comitato, quindi utilizzando quelle professionalità presenti già nel nostro comune che possono aiutarci a sviluppare il mandato, ma anche magari quello di creare delle commissioni comunali, quindi per temi specifici, coinvolgendo anche i consiglieri che entreranno all'interno del consiglio comunale. È un programma fortemente incentrato, come dicevo, ad ampliare i servizi di prossimità, quindi abbiamo già individuato degli spazi all'interno del comune che utilizzeremo per mettere in sinergia le associazioni che già ci sono. Non l'ho detto prima, io faccio parte di diverse associazioni ormai da molto tempo e abbiamo visto che possiamo creare un sistema chiamato appunto Cupra Soccorso, così abbiamo deciso di definirlo, che metterà insieme le associazioni del sociale che, insieme ad altri professionisti di questo settore per dare dei servizi a quelle famiglie che magari hanno necessità di un trasporto sanitario, hanno la necessità di fare anche degli interventi per quanto riguarda delle medicazioni, la gestione di alcuni parametri, il
controllo di alcuni parametri attraverso le nuove tecnologie, quindi ampliare un sistema di servizi che sono quelle che sono poi le esigenze che abbiamo ascoltato durante questo nostro girare per i quartieri, soprattutto puntare anche su un altro aspetto che ha lasciato un po' a desiderare, quello del decoro urbano. Ieri siamo stati in alcuni quartieri un po' maggiormente periferici e anche lì abbiamo visto che non tutte le zone del paese sono pronte a dare quei servizi che i cittadini si aspettano. Quindi puntare molto sui servizi al cittadino, affrontare la questione del decoro urbano in maniera programmata, quindi gestendo meglio le squadre degli operai e avvalersi anche di altre aziende che fanno questo tipo di servizi, facendo vivere questo paese, come dire, sempre, durante tutto l'anno, quindi non solo puntare sul turismo estivo, ma anche dare servizi al cittadino durante tutto l'anno, quindi far crescere il benessere di tutti, ecco. Grazie Mario, e dare la parola appunto ad Alessio con la stessa domanda. Bene, allora gli incontri stanno procedendo, stiamo incontrando molte persone, sono partecipate le persone. Quello della campagna elettorale è un periodo impegnativo, ma bello perché ci si confronta, ci si ferma un attimo nella corsa quotidiana di tutti e ci si riflette, si raccolgono le idee sulle esigenze principali del nostro paese e su come affrontarle, quindi questo è fondamentale. E noi in questi anni ci siamo buttati a capofitto sulle questioni che erano annose, che abbiamo ereditato e che necessitavano di una risposta concreta, vedi la scuola e vedi altre situazioni come la valorizzazione del paese alto, come le mura di Marano, realizzazioni di marciapiedi e progettazione della cupra del domani, e quindi ci siamo concentrati sia nella risoluzione delle problematiche quotidiane ma anche nel pianificare, progettare, intercettare fondi per i progetti più ambiziosi e più importanti e anche attesi da tempo. Sicuramente uno di questi è quello della scuola. Allora noi nel programma cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito sia le cose fatte sia le cose che ci impegniamo a fare. Per quanto riguarda, abbiamo fatto in questi anni molte progettazioni per cercare di intercettare i fondi. Abbiamo intercettato una somma per Cupra Marittima di contributi a fondo perduto come 15 milioni di euro. Quindi una somma che sta dando e darà frutti per tutto il nostro paese. E la somma principale di questo contributo è destinato alla scuola, parliamo di 6.250.000 euro, che è un finanziamento che in questi anni abbiamo lavorato per raggiungere. E quindi in merito alla scuola, che faremo noi? Come entreremo? Si potranno cominciare i lavori. Perché? Perché in questi anni abbiamo lavorato innanzitutto per arrivare a questo finanziamento. Siamo partiti dai 750.000 euro iniziali per arrivare poi a 1,5 milioni, poi a 3,8 milioni e poi pochi mesi fa la conferma del contributo storico per Cupra di 6.250.000 euro a fondo perduto. Parallelamente ovviamente abbiamo dovuto studiare la struttura della nostra scuola con indagini approfondite sulle fondamenta, sui solai, con la nuvola di punti e poi progettare l'intervento che si andrà a fare, un progetto, una scuola, progetto molto ambizioso. Quindi abbiamo lavorato poi per cercare i locali dove dislocare temporaneamente i ragazzi durante le lezioni, quindi quello che manca adesso è l'inizio dei lavori. C'è già la ditta perché si sfrutta una gara già fatta dall'USR, sono stati anche fatti dei sopralluoghi e quindi noi crediamo che nell'anno solare in corso si possano cominciare i lavori. Questo è il cronoprogramma, poi ovviamente parliamo di una cifra importantissima, di tanti enti e fattori che devono collaborare e sincronizzarsi, quindi è logico che i tempi sono questi, però non c'è nessuna incertezza, c'è la certezza che la questione scuola è stata risolta, per la prima volta potrebbe non essere oggetto della campagna elettorale. Poi e si è concluso l'iter amministrativo di quello che riguarda delle tante azioni fatte dal Comune e quindi quello che manca è l'inizio dei lavori ed è logico che si faranno insieme alla comunità, insieme ai genitori, insieme alla scuola per cercare di farlo nella migliore maniera possibile. Non ci sono incertezze, c'è un periodo di cambiamento che affronteremo tutti quanti insieme per dare il massimo dei servizi ai nostri bambini e alla nostra scuola. Bene, a tal proposito la domanda che mi sorge spontanea è questa. Sei soddisfatto del mandato appena trascorso? Avete raggiunto quegli obiettivi che vi eravate come squadra prefissati in questi 5 anni? Allora, io sono un tipo che né si esalta né si butta giù e rimango sempre abbastanza, insomma, con i piedi per terra. Però posso dire che un 80% del programma è stato realizzato.
e soprattutto sono soddisfatto dell'impegno che siamo riusciti a mettere e soprattutto dell'ascolto nei confronti dei cittadini, cioè cercare di recepire tutte le segnalazioni che sono arrivate e che arrivano per affrontarle, per cercare di risolverle. Perché anche quelle cose più difficili, più complesse, abbiamo voluto dedicargli attenzione ed energie per cercare di trovare delle soluzioni. Poi è logico che ci vuole tempo, però a questo abbiamo lavorato. Quindi posso dire soddisfatto, però siamo persone che non ci sentiamo mai arrivati, ci mettiamo sempre in discussione, quindi ci si può e ci si deve sempre migliorare. Questo è lo spirito col quale ci approcciamo, però deve essere... Sarà fondamentale continuare ad ascoltare tutti i cittadini, a dare la massima disponibilità e cercare insieme di affrontare tutte queste problematiche. Come dicevo prima, uno sguardo alle necessità quotidiane, parliamo di buche, parliamo di illuminazione, parliamo di sfalcio erba, dall'altro uno sguardo per la progettazione, per i progetti più ambiziosi. Questo è stato il nostro stile e questo è quello che ci proponiamo di portare avanti. Sarà importante la continuità, perché tanti semi sono stati messi e dopo l'estate si potranno appaltare lavori importanti. Prima mi sono soffermato parlando del programma solo della scuola, ma ci sono progetti pronti e lavori pronti a partire, perché già ci sono i fondi per la sistemazione di via delle cupe, del fosso delle cupe e soprattutto per la realizzazione di un parcheggio a servizio del Paese Alto, 900.000 euro. Ci sono dei soldi, 700.000 euro totali, di cui gran parte è un finanziamento regionale, per iniziare il restauro delle mura. C'è il progetto, dopo l'estate immagino possano essere queste le tempistiche, se saremo noi ad amministrare potremo appaltare quei lavori e si potrà partire anche con questo cantiere. Poi ci siamo dedicati a progettazioni importanti come quelle per le infrastrutture. Abbiamo progettato due rotatori, una all'altezza dell'intersezione di Via Santi con la statale e una al quartiere Europa dove c'è il semaforo. Abbiamo studiato con uno studio che si è occupato di sviluppare rotatorie nella parte nord del nostro territorio, Pedaso, Altidona, Fermo, e abbiamo realizzato questi progetti che sono al vaglio dell'ANAS, che ci dovranno dare l'ok o delle prescrizioni, dopodiché lavoreremo per ottenere questi fondi. Poi importante, ci siamo dedicati anche in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche a uno studio scientifico riguardante il nostro lungomare. Dopo aver affrontato questioni annose che non potevano più essere procrastinabili, nel prossimo mandato ci potremo dedicare anche a qualcosa di nuovo e puntare soprattutto a qualcosa di più vivibile per i nostri cittadini e di bello. Bene, grazie Alessio. A tal proposito chiedo a te Mario, qual è il pensiero generale della vostra squadra, quindi della vostra lista civica a tal riguardo, quindi al riguardo dell'amministrazione appena passata e ai progetti ovviamente portati in auge? Sì, certo, insomma, ad ascoltare il sindaco pensavo che praticamente è stato realizzato tutto, quindi a questo punto è inutile che ci presentiamo. Purtroppo non è così. Io, insomma, i cittadini li ascolto quotidianamente, incontrandoli in queste settimane, molti mi scrivono e veramente questi saranno gli anni dei grandi proclami, ma della poca concretezza. La scuola non partirà né a settembre prossimo, né tantomeno molto probabilmente a gennaio. Perché? Perché è stato presentato un render, è stato presentato un progetto che conoscono soltanto gli uffici comunali, non c'è stata una condivisione su questo progetto. Noi siamo rimasti fermi a novembre del 2022, ci avevano promesso che saremmo partiti a giugno del 2023, vediamo già che siamo fuori tempo massimo. Poi i locali che sono stati individuati, è stato fatto un ultimo consiglio comunale soltanto pochi mesi fa e questi locali secondo me non sono assolutamente idonei per poter ospitare le classi. Necessitano di interventi importanti, addirittura parliamo di un locale che è stato individuato fuori dal nostro comune che mi dicono, insomma, chi dovrà lavorarci, che deve addirittura rifare completamente il tetto. Quanto tempo ci vorrà? Quanti soldi spenderemo? Abbiamo intercettato, dice sempre il sindaco, 14-15 milioni di euro. Questi sarebbero stati dei soldi che avrebbero cambiato il volto del nostro paese. È stata fatta semplicemente, a volte e anche non sempre bene, l'ordinaria amministrazione. È stato realizzato un parco bauti, sono andato qualche settimana fa e praticamente in condizioni indecorose. Durante il periodo pasquale è stato lasciato in abbandono, lì addirittura è stata creata una sorta di campo nomadi, non so come definirlo, insomma chi l'ha frequentato sa di cosa
mi riferisco, e soprattutto abbiamo veramente sentito proclami in continuazione, ma è mancata la concretezza. Non siamo stati presenti nei tavoli istituzionali. Io prima parlavo di sanità, il comune, noi vorremmo intervenire su questo settore, perché il comune, insomma, di Cupra non è stato presente quando si parlava della possibilità, ad esempio, di creare un ospedale di primo livello sul territorio, e il sindaco dice, insomma, che non è vicino ai partiti, però ha sempre appoggiato quelle forze di governo che invece vogliono smantellare la sanità pubblica, portando un ospedale di base a Ragnola anziché creare un ospedale di primo livello sulla costa, come invece gli amministratori precedenti avevano deciso. E soprattutto, come dicevo, siamo mancati anche nei temi importanti delle infrastrutture, la ciclovia adriatica. Io sono andato a rivedere nel 2018, quando stavo in amministrazione, il sindaco era, appunto, come diceva anche lui, consigliere di minoranza. Addirittura nel 2018 ci furono già dei primi contatti con l'amministrazione e l'ufficio che si occupava di questo importante progetto, tant'è che subito dopo, pochi mesi, quando il sindaco Piersimoni si è insediato, si fece una foto con il sindaco Romani, mi sembra proprio nel giugno del 2019, portando avanti un'idea che era stata proposta dagli assessori precedenti, perché si iniziò un'interlocuzione importante con la Regione Marche, che sarà la realizzatrice di questo progetto. Però in questi anni la Regione, nonostante aveva pronto 3 milioni di euro, aspettava dal Comune una sollecitazione, aspettava da parte del Comune di Cupra un'idea di tracciato. Questo non c'è stato, perché si è voluto delegare tutto quanto alla Regione, e quindi il tempo è passato e abbiamo perso questi treni importanti. Quindi non basta intercettare fondi, ma dobbiamo avere una pianificazione sulle priorità. La priorità sarebbero state la scuola, la ciclovia e creare anche un locale per rendere questo paese, per dare la possibilità ai giovani e meno giovani di avere un auditorium, un teatro, e quindi qualcosa che avesse creato un valore aggiunto per il nostro comune. Purtroppo, come dire, abbiamo visto anche qui proclami. Io attendo ancora di vedere i progetti, attendo di studiarli, perché l'amministrazione parla attraverso gli atti. Al momento cose concrete sinceramente non le abbiamo viste. Grazie Mario, vedo che stiamo entrando un po' nel cuore della campagna. Sì, è qualcosa da ribattere. Perché, ecco, allora adesso facciamo così. Il caso. Ecco, allora adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi andremo a sviscerare questi punti, appunto, con i vari incontri con la cittadinanza e ovviamente il pensiero singolo di ambedue. Grazie, ci vediamo tra poco. Le aziende Canalibus e Boomerang Viaggi, dal 1986, sono diventate aziende leader nel settore del turismo nazionale ed internazionale. E oltre 30 mezzi, divisi tra autobus Gran Turismo e Scuolabus. Fiore all'occhiello è l'autobus dedicato ai clienti diversamente abili. Lo staff Canalibus vanta una squadra di 30 autisti, che hanno come mission quella di rendere i propri clienti soddisfatti, pronti a partire per il prossimo viaggio. Protetti e senza pensieri con il sistema di allarme FIFA Security. L'unico sistema con 12 mesi gratuiti di collegamento H24 alla vigilanza privata. E oggi puoi acquistarlo direttamente online. FIFA Security ha la soluzione più adatta alle tue esigenze. I nostri sistemi di allarme professionali sono pensati per garantire la massima sicurezza della tua casa e della tua attività. FIFA Security. Protetti sempre e ovunque.
Quando trascorri il tempo con chi ami e dai valore al tuo benessere, hai sempre una buona ragione per iniziare bene la giornata. La qualità della vita dipende dalle scelte che fai. Entra in modalità Dorelan. Dorelan. Dormire bene. Vivere meglio. La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'anisetta Meletti. Il successo dell'anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879 il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili. Bene, eccoci tornati qui in presenza dei due aspiranti candidati sindaco di Cupra Marittima per le prossime elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno e riprendiamo ad essere nel vivo appunto della campagna elettorale e a questo punto vorrei entrare con voi un pochino nelle case, no, dei nostri concittadini attraverso appunto uno sguardo viscerale ed itinerante che state appunto apportando sul territorio e portando avanti con la vostra lista di riferimento e mi riferisco appunto agli appuntamenti che state portando avanti sul territorio con i cittadini e avete calendarizzato, ovviamente ho visto in modo esemplare e quindi state veramente entrando casa per casa da questo punto di vista attraverso appunto il vis-à-vis con i cittadini. Io adesso passerei la parola ad Alessio e vorrei chiederti appunto qual è il tuo pensiero, lo sguardo che stai avendo e il pensiero lungimirante che state avendo in questi incontri sul territorio. Beh, gli incontri sono fondamentali, come dicevo prima, perché appunto ci si confronta sulle tematiche che riguardano tutti e quindi per noi è fondamentale ascoltare tutti. Siamo un po' nella scia di quello che abbiamo voluto fare anche durante l'amministrazione. Prima Mario parlava dei comitati di quartiere o comunque
Noi quando siamo arrivati praticamente non c'erano, erano scaduti e quindi li abbiamo rinnovati, ci abbiamo lavorato nonostante appunto poi c'è stato in mezzo la parentesi del Covid. Quindi è importante tenerla, portarla avanti questa cosa. Il mio numero ce l'hanno tutti e con piacere ricevo chiamate, quando non posso rispondere richiamo, ricevo foto con WhatsApp e tutto. E quindi cerchiamo, e poi dopo ovviamente un po' delego agli assessori e consiglieri di riferimento, però assolutamente mi onora e cerco di, quando un cittadino mi presenta una problematica, insomma, significa che ha bisogno di un aiuto, di una mano, e la politica, l'amministrazione per noi è questa, essere a servizio dei cittadini, quindi mi attivo per cercare di risolverla quella problematica, perché se mi candido è per questo e quindi è questo che vogliamo portare avanti fino in fondo. Le altre cose, i finanziamenti presi, quando si prendono dei finanziamenti sono mirati per alcune cose, quindi non è che uno prende il finanziamento a pioggia e poi lo Stato, il Ministero, la Regione, l'Europa ti dà dei fondi perché comune tu mi piaci particolarmente e facci quello che ti pare, ovviamente no, quindi è per questo è stata fondamentale la pianificazione, la progettazione di cui parlavo prima, perché poi con un progetto esecutivo è più semplice partecipare a un bando, che spesso i bandi quando escono hanno una durata di 20 giorni, un mese, devi essere pronto, se non hai un progetto pronto per partecipare non lo puoi fare, quindi prima devi avere le idee chiare su cosa vuoi fare, sui costi appunto attraverso la progettazione, poi come esce il bando hai questo valore aggiunto perché hai il progetto esecutivo con i lavori pronti che possono essere appaltati, allora acquisisci un punteggio maggiore ed è per questo che siamo riusciti a intercettare tanti fondi. Però ecco, hanno delle destinazioni precise, pensiamo, prima parlavo del parcheggio a Pesealto, quelli sono fondi PNRR per il dissesto idrogeologico e quindi lì li investiamo, in più per ulteriormente valorizzare le esigenze del nostro paese, sopra ci realizza sopra la vasca di laminazione necessaria per controllare il dissesto idrogeologico, ci si realizza un parcheggio a Pesealto, questa è stata la logica. Oh, si parlava prima di pista ciclabile, io sì, nel 2019 sono andato subito in regione quando la regione mi ha convocato, poche settimane dopo il nostro insediamento, perché? Perché la regione è capofila della ciclovia adriatica e quindi ha il compito di completare quei tratti mancanti e uno di questi tratti mancanti è quello che arriva alla foce del Menocchia. Però e noi subito abbiamo indicato la nostra posizione, non è vero niente, ovviamente che non ci sono comunicazioni perché ci sono PEC, c'è tutto in cui rispondiamo dando le nostre indicazioni per la pista ciclabile e poi successivamente spronando affinché questa si realizzi. C'è stato un contatto continuo sulla scuola, il progetto è stato condiviso, fatto insieme al mondo della scuola che vive la scuola ogni giorno e poi è stato presentato nel novembre 22. Il progetto definitivo è passato anche alla conferenza dei servizi che vede Regione, ASUR, Vigili del Fuoco, Ufficio Ricostruzione e Commissario per la Ricostruzione. Quindi tutte le cose necessitano del tempo ed è per questo che le abbiamo ricevute, Mario lo sa bene perché ha amministrato prima del nostro mandato, le abbiamo ricevute, prese in eredità e rispetto a quello che abbiamo trovato ci siamo dovuti attivare per fare tante cose. Non siamo dei fenomeni, ma in questi anni sono stati messi tanti semi, che alcuni dei quali già stanno dando i frutti, c'è un asilo nido in costruzione, non ne parliamo mai, ma c'è anche lì fondi PNR 900.000 euro e tanti altri semi daranno i frutti per la Cubra che è già di tutti e questi semi saranno per tutti questi frutti. Bene, grazie. E ora passerei la parola a Mario, ovviamente sempre inerente agli incontri che state tenendo sul territorio, sull'importanza e sugli argomenti che stanno uscendo. Grazie. Allora, innanzitutto l'unica cosa di cui do atto al sindaco che è veramente realizzabile che si farà sarà appunto l'asilo nido, su quello non possiamo dire nulla, per il resto ovviamente ho una visione completamente diversa su tutti quanti i progetti che sono stati elencati, perché anche adesso è stato detto il progetto della scuola è stato condiviso con la scuola, non ho capito bene, ma insomma io in questi giorni i cittadini li incontro le famiglie e sono preoccupate perché mentre arrivano i bandi le comunicazioni su dove scegliere, come scegliere il trasporto scolastico, la mensa, non sanno dove andranno a finire, chi dice a Massignano, chi dice a Grottammare, cioè questo quando parlo di incertezza vuol dire che ci devono essere comunicazioni chiare, tempi chiari e dei progetti anche
anche questi insomma chiari. Purtroppo il progetto della scuola, io sfido qualunque cittadino cuprense a dirmi dove l'ha visto, se è presente nell'albo pretorio delle comunicazioni, perché io andando in giro tutti ci chiedono quale certezza e quale programmazione c'è, perché purtroppo questi progetti non abbiamo visti e non sono stati condivisi. E quindi questo è una mancanza grave che insomma purtroppo devo evidenziare. Lo stesso per quanto riguarda i quartieri, i comitati di quartiere esistono da tantissimo tempo, tant'è che quando appunto era un'amministrazione venivano coinvolti anche durante i preconsigli, quindi venivano invitati a partecipare e a conoscere quella che era l'attività del comune. Oggi si è scelta un'altra strada, il comune comunica soltanto attraverso i canali WhatsApp, attraverso i canali digitali, e si è perso veramente un po' quel senso di comunità e quindi quel volersi incontrare. Quando ci incontriamo vediamo oggi che i cittadini fanno fatica anche ad uscire di casa, perché ci stiamo un po' disabituando alla partecipazione. E quindi il compito è proprio quello di mantenere vivi questi incontri, e la mia idea quando ho creato un comitato cittadino è proprio quello di coinvolgere i cittadini nelle decisioni e nella partecipazione. Un tema come quello della scuola doveva essere, come dire, degli incontri costanti dove il comune comunicava il cronoprogramma dei lavori che si stavano portando avanti, le progettazioni. Io so bene come è iniziato quell'iter della scuola. Inizialmente il sindaco diceva che si trova nel consiglio comunale da 15 anni, c'era un progetto per creare un polo scolastico innovativo e veniva sostenuto dalle amministrazioni dove poi il sindaco si è candidato. Dopodiché loro attualmente avevano fondi e progettualità per fare qualunque cosa, invece hanno deciso di intervenire soltanto sul vecchio plesso scolastico, che creerà delle problematiche soprattutto per il trasporto degli alunni, che non sappiamo, io continuo a dirlo, poi magari spero di essere smentito anche in diretta, su dove e quali luoghi sono stati individuati per poter spostare gli alunni. Quindi quando si parla di progettazione bisogna darsi delle priorità, in modo che quando poi ci sono i canali di finanziamento si vanno subito ad incanalarli su quelle che sono le priorità per Cupra. Le priorità sono, come dicevo, scuola, infrastrutture e servizi al cittadino. Su questo insomma noi ci saremmo maggiormente dedicati. Bene, grazie della spiegazione. Io a questo punto chiederei, mi verrebbe in mente proprio una domanda diretta, no? Quale potrebbe essere il primo provvedimento qualora venisse eletto sindaco, Mario? Allora, il primo provvedimento, come ho detto, riprenderemo il progetto della scuola per dare chiarezza e certezza alle famiglie, che devono sapere innanzitutto quello che accadrà nei prossimi mesi. Quindi faremo delle conferenze pubbliche dove spiegheremo finalmente il progetto. Il secondo punto, quello che vorremmo fare nell'arco dei 6 mesi, come dicevo, realizzare questo ambulatorio infermieristico per creare dei servizi maggiori per il cittadino, e soprattutto ci sarà una ricognizione di tutti i progetti che sono stati fatti, perché non è vero che se dovessi vincere io andrò a stravolgere quello che magari quel poco che di buono è stato fatto, ma secondo noi potremmo soltanto migliorare alcune cose, perché cambieremo un approccio amministrativo, porteremo nuovo entusiasmo e soprattutto, come dicevo, i cittadini saranno realmente partecipi alla vita amministrativa, quindi la prima cosa che faremo sarà questa. Inizieremo immediatamente con la stagione estiva, perché il nostro mandato inizierà il 10 giugno, quindi su quelle progettualità già come dire, messe in campo non ci saranno grandi stravolgimenti. Io penso che ci sarà una visione nuova, innovativa, un nuovo modo di amministrare il paese, e penso che daremo delle grandi soddisfazioni a tutti i cittadini, non solo a quelli che ci voteranno, ma anche a quelli che insomma si scopriranno, capiranno, ecco, quando è importante, secondo me, rinnovare e dare nuovo entusiasmo in un paese come il nostro. Grazie. E mi rivolgo a te, Alessio, e chiedo in egual misura il primo provvedimento, qualora fossi riconfermato nella posizione di sindaco di Cupra, che attueresti con la tua squadra. Continueremo nel solco tracciato in questi anni, che ha rappresentato una novità concreta nell'amministrazione, nel modo di amministrare. Oggi Mario dice tante belle parole, ma prima di noi ha amministrato, quindi ci sono anche i fatti. Sulla scuola i locali ci sono, il progetto, e in queste sere vi stiamo presentando e sviscerando le questioni anche in queste occasioni. Il progetto è stato presentato a novembre 2022 e nel momento in cui ci si avvicinerà all'inizio dei lavori, ovviamente si prenderanno insieme ai cittadini, insieme al mondo della scuola,
tutte quelle misure, tutte quelle decisioni che riguarderanno il trasporto, che riguarderanno gli altri frattori. Perché? Perché è un momento di cambiamento. Questo è un investimento. Che significa? Che si rinuncia a qualcosa adesso per avere qualcosa di meglio domani. E nella scuola questo avviene appieno. Era tanti anni che se ne sentiva parlare, oggi siamo vicini alla conclusione, all'inizio e quindi all'inizio concreto dei lavori. Mi rendo conto che c'è un po' di imbarazzo da parte di Mario, perché negli anni in cui ha amministrato questa conclusione invece non c'è stata, perché quando siamo arrivati appunto siamo ripartiti da quello che eravamo, abbiamo dovuto prendere una decisione, fare una scelta. Il polo c'era nel 2009, era un discorso di allora. Oggi abbiamo dovuto fare i conti con quello che abbiamo trovato. Se parliamo oggi di nuovo polo, occorrono il doppio dei fondi, occorre un terreno che non c'è, occorre un terreno che non c'è, occorrono dei tempi che sono di 10-15 anni, ma Cubra si merita ancora di stare ad attendere, di aspettare e di pagare poi il rischio delle conseguenze di cambio di amministrazione? No, Cubra merita che il lavoro che ne è stato tanto anche sulla scuola fatto in questi 5 anni venga concretizzato. E quindi questo è l'approccio che abbiamo avuto quando siamo arrivati. Facciamo una scelta, prendiamo una decisione che a fine dei 5 anni faccia sì che, anche se il sindaco dovesse impazzire, dovessero cambiare degli elementi in amministrazione, la strada è tracciata e si andrà in quella direzione, e Cubra non avrà perso i 5 anni precedenti. Questo è quello che abbiamo raggiunto. Poi, per quanto riguarda il resto, quindi sicuramente l'inizio dei lavori sarà la cosa principale per il nostro mandato, l'inizio dei lavori a scuola, e poi tutti quelli, gli altri interventi, i progetti importanti che dicevo prima, che sono solo quelli più importanti. Abbiamo lavorato e lavoreremo, continueremo a farlo, sul sociale, con assistenza alle disabilità, sia a scuola che a casa, con un importante sostegno economico da parte dell'amministrazione. Per le attività produttive è stata rifatta l'associazione del commercio, si sta in stretta collaborazione anche con le associazioni di categoria per fornire indicazioni alle varie attività produttive, sono stati fatti tanti incontri anche in sala consigliare. L'aspetto del turismo con la destagionalizzazione, continuare con il tavolo del turismo che abbiamo avviato, continuare con eventi che, realizzati a settembre, ottobre, novembre, così come da aprile, ho in mente il triathlon, hanno consentito a persone di venire, che altrimenti non l'avrebbero fatto, di conoscere Cubra, venire a Cubra in periodi lontani dalla stagione, innamorarsi del nostro paese e poter tornare poi durante le vacanze estive. Bene, io intanto vi ringrazio, perché comunque siamo veramente entrati un po' nel tema, no? Caldo della campagna, abbiamo dato modo insomma di sviscerare delle tematiche che stanno a cuore ad ognuno di noi. E a tal proposito, Mario, ti chiedo l'appello che ti senti di poter fare ai cittadini cuprensi in vista appunto delle prossime elezioni. Ma insomma, il sindaco diceva che non dobbiamo rischiare di perdere i 5 anni precedenti. 5 anni li abbiamo già persi, perché, come abbiamo ascoltato, non c'è alcun imbarazzo sul tema della scuola, perché il sindaco, quando si è insediato, ha trovato un comune in ordine con già una parte di finanziamenti pronti per essere investiti. C'era già uno studio della Politecnica che aveva fatto degli interventi preliminari sull'attuale plesso scolastico, perché molti non se lo ricorderanno, 5 anni fa si erano creati addirittura dei comitati dove la scuola sembrava che dovesse crollare da un momento all'altro. Non è successo nulla, ovviamente, perché anche lì si stava facendo terrorismo psicologico. Invece io penso che se ci prendiamo qualche mese in più per rivedere alcune cose che vanno migliorate, dato che parliamo di un progetto che riguarda veramente il futuro di Cupra, andiamo semplicemente a migliorarlo e ad eliminare quelle criticità che purtroppo noi abbiamo evidenziato e che continuiamo a presentare ai cittadini, perché in questi 5 anni nessuno ci ha purtroppo ascoltato, alla faccia della partecipazione che viene sbandierata. L'appello è quello di avere quindi un'amministrazione che non perderà tempo, perché il mio scorso mandato, che ormai risale a 10 anni fa, è stato un mandato che mi ha permesso di conoscere molto bene il funzionamento della macchina amministrativa. Sono 20 anni che mi occupo delle problematiche che riguardano Cupra e conosco bene tutti i progetti, e quindi, come dire, abbiamo già anche non solo dei canali di finanziamento già pronti, ma anche una serie di relazioni con le istituzioni, sia a livello provinciale, regionale e nazionale, che ci permetteranno di non far perdere assolutamente tempo, ma di portare Cupra anche al di fuori del nostro comune. Dobbiamo avere uno sguardo più ampio, più largo, che porti veramente Cupra
a essere quantomeno il centro, il fulcro per quanto riguarda i comuni della Val Menocchia e poi per quanto mi riguarda, ecco, quindi avere una progettazione anche condivisa con gli altri comuni, perché io penso che dobbiamo avere uno sguardo più ampio e maggiormente sinergico con gli altri comuni per poter proporre una proposta di territorio, quindi non soltanto Cupra ma diventare veramente un territorio che abbia un suo appeal e che possa fare in modo anche che i giovani e meno giovani che decidono di rimanere sul territorio possano avere le opportunità. Quindi saremo l'amministrazione delle opportunità e poi, come dicevo, per noi il cittadino dovrà essere messo al centro. Bene, e adesso mi rivolgo a te, il tuo appello, il tuo e della tua squadra ai cittadini di Cupra. Beh, l'appello è che se, come sto vedendo, molti cittadini, molti concittadini, magari anche quelli che 5 anni fa non ci hanno votato perché non ci conoscevano, perché non erano sicuri di quello che avremmo fatto, hanno visto tutto quello che abbiamo fatto e oggi mi vengono a dire che ci appoggeranno, perché i fatti contano più di 1000 parole. Quindi se vi è piaciuto questo nostro modo di amministrare, se vi piace la nostra squadra, il nostro modo di operare e se non vogliamo perdere delle opportunità importanti che ci siamo creati in questi anni, io vi chiedo di appoggiarci. A livello, prima parlavamo del tema sanità, è stato sempre un tema caldo e ho sempre partecipato e ho avuto modo di andare d'accordo con le quando in amministrazione regionale c'era la sinistra e adesso che in amministrazione regionale c'è la destra. Dialoghiamo con tutti perché appunto non abbiamo preconcetti e sulla sanità abbiamo già chiesto all'ASUR, all'AST, di volere una casa della comunità a Cupra, qualcosa che vada ad ampliare l'offerta alla guardia medica che c'è solo in estate, ma che deve essere un presidio per Cupra Marittima, un primo presidio, perché poi per arrivare a San Benedetto anche in estate, con quello che succede con l'autostrada e il traffico, sappiamo cosa vuol dire. Quindi questo è importante e già è una di quelle questioni che insieme agli altri comuni del nord della provincia, quando abbiamo visto che l'ospedale si fa sempre più a sud, perché noi non vogliamo entrare in un campanilismo, in una partita tra squadre, quello che vogliamo è come il servizio arriva al cittadino. Questo l'ho condiviso con la dottoressa Natalini dell'AST, è un tema che condivido in lei, come si arriva al cittadino, quello deve essere come il cittadino che ha bisogno, ovunque esso si trovi all'interno della provincia, riesca a beneficiare del servizio che è essenziale. Per quanto riguarda la provincia, la parte nord della provincia è stata sempre un po' dimenticata. Allora io mi riprometto, se saremo noi ad amministrare, di fare un tavolo insieme a tutti i comuni della Vallata, della parte nord della provincia di Ascoli e fare in modo di pesare all'interno dell'amministrazione provinciale. Perché noi non i servizi della provincia, lo sfalcio dell'erba e ogni anno in questo periodo a maggio è una lotta continua per chiedere alla provincia di fare il proprio dovere, di tagliare l'erba soprattutto in prossimità delle curve, Castelletta, San Silvestro, Bocca Bianca, Via Santi, che sono appunto provinciali e che non arrivano sempre in ritardo e creando pericolo. Le buche sulla strada, abbiamo una via Gorizia che è in situazione ai limiti della percorribilità, dopo anni che scriviamo, inviamo PEC e che portiamo il presidente della provincia, che portiamo i vari dirigenti, siamo riusciti a tenere che la provincia ha stanziato un finanziamento per le nostre strade, è un finanziamento ministeriale e deve spendere entro dicembre, quindi questa è una cosa importante. Noi abbiamo puntualmente segnato tutti i tratti che hanno necessità, a partire da via Gorizia, a partire dalla Castelletta giù all'inizio, dal semaforo di Sant'Andrea fino alla biforcazione, così come alcuni punti della San Silvestro a fianco all'ex Cupra Bibito, oppure via Bocca Bianca dal campo sportivo fino al Bar Basilio. Ecco, sono tutte situazioni puntuali che puntualmente abbiamo indicato e siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento e ora la provincia dovrà procedere con i lavori. Quindi Cupra e il nord della provincia devono fare squadra per contare di più. Bene, io vi ringrazio di aver insieme a me reso partecipi i cittadini di questo momento per noi essenziale, proprio perché è caldo e ci stiamo avvicinando appunto al termine della campagna elettorale. Sono certa abbiamo dato una panoramica addentrata e viscerale di quello che sono i due contesti e io vi auguro buon lavoro. Grazie, e grazie. Ci vediamo l'8 e il 9. Va bene, ti aspettiamo. Grazie. Meritiamo tutti i cittadini. Certo. Okay.
certo, il voto è importante. Senz'altro, il voto è importante, è fondamentale. Infatti, grazie e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.